Per me è difficile valutare il corto, soprattutto quello di finzione, cioè quello narrativo. Sempre molto difficile perché o mi colpisce, appunto, essendo un cortometraggio, o mi arriva un bel cazzotto e quindi mi convince in qualche modo, e se non è narrativo, deve invece dall'altra parte avere un potere emotivo forte, se no mi lasciano molto fredde. Cioè, il mio problema con i cortometraggi, nonostante io abbia fatto tanti cortometraggi, è sempre questo qua. Mentre per i documentari hai più possibilità di entrare in relazione, avendo una durata, insomma, di un'ora più o meno, di solito quelli da festival, almeno da tre quarti d'ora all'ora o all'ora e mezza. Entri più in relazione col lavoro stesso, e quindi almeno per quel che riguarda il MIX, che poi è un festival a tematica LGBTQI, mi era piaciuto appunto questa cosa, per cui venivano a livello internazionale, poi era internazionale, quindi ovviamente venivano da tutto il mondo, e quindi sì, ero entrata più dentro, ecco, il fatto di poter sì, assaggiare e poi, poi in quel momento facevo anch'io documentari, quindi ovviamente era anche interessante questo aspetto. Per i cortometraggi, ripeto, ne ho fatti anch'io tanti, ma pochissimi appunto di finzione. E per cui questa cosa mi mette più in difficoltà, ecco, come ho detto all'inizio. Allora, sì, secondo me in generale è importante per la giuria avere un'esperienza nell'audiovisivo, nella produzione, nella regia, perché ovviamente appunto conosci bene il linguaggio, non solo appunto da critico, ma lo conosci perché lo fai. Con gli altri due, in realtà, ho solo avuto modo per ora di incontrare Virgilio Villoresi, che in realtà è regista e fa dei lavori in animazione incredibili. È un artista, è un artigiano, quindi anzi, ieri è stato veramente molto, molto, molto interessante, molto stimolante il confronto con lui. Che come me mixa varie discipline, ma si è specializzato proprio nell'animazione in stop motion, quindi gira cortometraggi, molti commerciali, videoclip, tutto, però ha una cultura, un'esperienza notevoli, ed è stato quindi un confronto stupendo ieri, davvero. Mentre non ho ancora incontrato il musicista, che però in realtà ha un'esperienza di produzione di cortometraggi, per cui anche lui in qualche modo ha padronanza del mezzo e del linguaggio. Allora, non credo tanto alla cosa del prima produci un corto e poi passi a lungo, come era forse più lo schema, è un po' come dire passi dallo spinello all'eroina, non lo so. Non è un passaggio così automatico né necessario. Sicuramente il corto lascia molto più spazio alla sperimentazione, perché comunque solitamente viene girato con dei budget molto più bassi, quindi lascia questa possibilità che è fondamentale e continua a essere fondamentale per la ricerca dell'audiovisivo. Quindi, appunto, continuo a dire che ho delle difficoltà col corto narrativo di finzione, quindi il fatto di raccontare una storia in 5, 7, 10 minuti che abbia un senso, che sia conclusa, mi lascia sempre abbastanza perplessa, ma è comunque una questione di gusto. Mentre amo molto appunto i corti sperimentali, che proprio per questa ragione. E io stessa continuo a stare bene dentro quella dimensione del corto, sempre per questa ragione di libertà artistica. Poi, ecco, appunto, magari in Italia adesso è cambiato. L'Italia aveva uno schema un po' fisso sui cortometraggi, proprio perché impari a girare un corto,
che è propedeutico appunto poi a imparare a scrivere una sceneggiatura per un lungometraggio. Non è più così, non è più così neanche in Italia, per fortuna. Per cui si mischia la videoarte, la sperimentazione, questo no, assolutamente un aspetto da mantenere, da incentivare. Allora, senza dubbio è cambiata anche la fruizione per quanto riguarda i cortometraggi e l'audiovisivo, proprio perché si mescola appunto all'arte contemporanea, si mescola all'installazione, la fruizione appunto attraverso i device ha cambiato anche in questo caso sia la realtà produttiva che distributiva, sia proprio l'opera stessa, cioè l'approccio all'opera stessa. Per me lasciare uno spazio di ambiguità, quindi non determinare a priori che cosa un'opera sarà e quale sarà la fruizione, è sempre un valore aggiunto. Avevamo, posso dire questa cosa di Diario Blu, okay. Abbiamo presentato insieme il mio lavoro Diario Blu e questo è un esempio di come sia un'opera nata come installativa, per cui è stata pensata inizialmente per una frizione individuale di una persona alla volta in una stanza buia con le cuffie, quindi una frizione intima. E in un secondo momento sia stata trasformata attraverso un lavoro di montaggio anche per una fruizione in sala, tant'è che l'ho presentato anche al Festival di Torino l'anno scorso per una fruizione in sala. Questo non significa che adesso giri solo così, perché al contempo sta continuando anche a girare come installazione, per cui appunto è un esempio. Ha anche un altro lavoro che sto portando avanti, che è un documentario a episodi. Può essere trasformato, sono 4 episodi che corrispondono alle 4 stagioni di questa zona di Milano dove io abito. Anche quello può essere un film documentario, semplicemente diviso appunto a episodi, tanto quanto un'installazione, quindi dove ogni monitor riproduce una stagione diversa e quindi ti scegli tu come fruire di questo lavoro, cioè vuoi partire dall'estate, poi passare all'inverno, l'autunno, cioè rifai tu il tuo anno stagionale senza dover avere una scansione temporale più lineare, per cui questa cosa sicuramente è sempre interessante dell'installazione, che permette una non linearità della fruizione e che appunto e si avvicina anche al fatto di come ci stiamo abituando di una fruizione appunto attraverso i devices, per cui anche in quel caso non sempre lineare, no? Magari appunto stai guardando una... è proprio cambiato, quindi è giusto che sia considerato questo aspetto e che sia considerato nell'aspetto positivo, che sia considerato sempre nell'aspetto di sperimentazione possibile. Penso che la ritualità della sala sia qualcosa che si stia proprio perdendo. E io stessa vado molto poco al cinema, mi dispiace molto perché poi ogni volta che entro in una sala buia con lo schermo grande dicono ma perché non lo faccio? Ma fa parte del cambiamento di vari livelli, adesso non sto qua io a dire il perché e per come, ma è inevitabile, mi dispiace da una parte, la mia parte anche romantica, fino a un percorso di studi di laurea in storia del cinema andavo a vedermi i film d'essè nelle salette. Questa ritualità non c'è più, si potrà recuperare secondo me su delle cose molto specifiche e non è la stessa cosa che fruire in una galleria, in uno spazio espositivo, perché comunque ovviamente non sei al buio, non sei concentrato nella medesima maniera, anche il suono è tutta un'altra cosa. Tant'è che io infatti nelle installazioni però lo spazio buio, per esempio la cosa che a me manca molto è questa cosa dello spazio buio, per cui sia con Diario Blu, sia in alcuni lavori che sto facendo, si chiama proprio Camera Oscura, è un lavoro a metà tra la performance e il video,
proprio perché invece questa dimensione di intimità, di ritualità, appunto è come un passaggio anche sensoriale, cioè tu arrivi da una realtà, entri in una stanza buia ed è come se tu lasciassi andare, come se tu ti abbandonassi a una situazione anche onirica in qualche modo, no? Lasci fuori tutto il resto, cosa che no, non può avvenire chiaramente guardando su uno smartphone, su un computer, ma neanche in una galleria, in un monitor, questa cosa è impossibile. Quindi io, figuratevi, combatto per la dark room sempre comunque e per questo tipo di ritualità. Dall'altra, appunto, mi rendo conto che invece la sala è, come dire, vorrei quasi che ci fosse un recupero di alcune piccole sale, come se anche a Milano in questo momento, ad esempio, forse le sale che frequento di più sono quelle che propongono una tipologia particolare di programmazione, quindi appunto magari solo dei documentari legati a una tematica o legati a un festival, legati a un paese, quindi chiaramente si può recuperare ma su delle specificità. Il cinema generalista, adesso scusate cinema, scusa, ma nel senso è destinato sicuramente a perdere definitivamente col tipo di distribuzione di fruizione.